Signore e signori, buonasera. Tutti più o meno mi chiedono con le stesse parole la medesima cosa. Un uomo ben inteso, normale, che abbia un minimo di mezzi economici, deve sposarsi? Ora io come esperto, lasciando da parte le eccezioni, io devo rispondervi sì. No, è inutile che facciate con la faccia. Sì, dico sì e ripeto sì. Naturalmente a certe condizioni, condizioni fondamentali. La vostra sposa, la compagna della vostra casa, la regina della vostra vita, deve rispondere a determinati requisiti. Buona famiglia, sani principi religiosi e bellezza fisica. E quando avrete trovato la donna che fa per voi la vostra regina e vi sarete fidanzati, ricordatevi soprattutto l'assoluto rispetto della castità. Non è un calcolo, né un pregiudizio borghese, ma è un dono che farò solo all'uomo a cui vorrò bene. Un dono meraviglioso. Hai fatto aspettare fino ad oggi, ma stanotte non mi scappi più, sai, te lo dico io. Ma siamo in chiesa. E allora sai cosa ti dico? È la fine del mondo. Guarda, il non plus ultra della una forza scatenata della natura. Arriva tanto fritto. Eh beh, la legge del contrasto, no? Quelli che hanno la faccia da contadinota, poi invece a letto. Vieni. Oh. Cos'è questa roba? Ma chi ce l'ha messo? Ma c'è uno scheletro con tutte le gambe e tutto. Gli affari, sì, vanno bene. Regina è un amore. E allora? Solo che non si rende conto che io ho 40 anni. Ma lo sai che mi può venire un infarto? Non importa sapere dove sei andato. Sei scappato! Non sono mica andato con le donne, porcaccia miseria! Allora te lo dico io perché sei scappato. Perché sei diventato un vecchio. Ma queste punture fanno male dall'accidente, porca miseria. Almeno servono a qualche cosa. Sono estratti ormonici, dottore, e di solito funzionano. Quello che vi ho detto e che avete visto non è che una piccola raccolta dei consigli e delle raccomandazioni che i fidanzati e gli sposi dovrebbero seguire per essere felici. Ma il trattato completo per raggiungere questa felicità lo potrete avere vedendo il film che si intitola L'Ape Regina. Vedetelo, sposatevi e sarete felici.